Ciao ragazzi, siamo... Ma cosa hai già da dire, Domingo? Si vede. Siamo alla Strength War 2023, siamo insieme a Filippo Pici e Domingo, che è il suo manager. Tu l'ho detto giusto? Io sono quello che tiene l'album delle figurine dei personaggi. Oh, lui è tipo Broly di Dragon Ball. Quindi... Tu mi hai chiesto una figurina per fare un video e... Ma l'ha prestata. In cambio mi dai una stanza d'albergo. Io in cambio posso darti anch'io qualche figurina, tipo Franco, se vuoi. Se vuoi ce la scambiamo. Per Franco, allora per un Pici ci vuoi almeno 5 franchi. 5 franchi. Secondo me neanche bastano in realtà. Neanche franchi svizzeri, va bene. Allora, il tema del video, ragazzi, è fare innanzitutto un punto di chiarezza sulla questione doping di Filippo, che non smentirò. Vi dirò anche la mia sincera opinione davanti a lui, però voglio che lui stesso vi racconti il suo percorso, perché io... Intanto facciamogli la domandina. All'incirca quella, lo so. Quella che tutti vogliamo fare, perché lui giura sempre. Sei dopato? No. Natural. Però aspetta. Sono natural. Giureresti che venisse il cancro al cane forense? Sì, lo giurerei, sì. Madonna! Io lo giurerei. Portandolo non al mio cane, il cancro, che basta. Io lo giurerei. Guarda, fossi te cambiare il cane. Anche per forza, perché se... Allora, perfetto. Questo okay. È il punto della questione. Io ho parlato qualche giorno fa, in qualche video scorso, della questione che sono saltati fuori tanti casi genetici, perché lui è l'ennesimo caso genetico, no? Cioè, in questi anni mi vedo Sanna, Del Frate. Si può spiegare questa cosa? Filippo P. Sì, ma l'ho spiegato anch'io una mia opinione come, che... Come l'hai spiegato? Allora, non è ancora uscito il video, però ho fatto un video di risposta a quello. La mia opinione è che in realtà non è che in questi anni sono usciti fuori casi genetici, ci sono sempre stati, ma siccome adesso che il web è così... Esattamente quello che pensavo io. Cioè, ci sono sempre state persone più predisposte, ma io stesso, allenandomi magari al parco, a cazzo, vedevo dei neri che sembravano dei Mister Olimpia. E magari facendo due push-up, facendo due flessioni. Insomma, Filippo Pici può essere uno di questi, ok? Innanzitutto, tu com'è che ti alleni? In che cosa fai? Intanto, perché è dopato? Cioè, cosa c'ha lui più di me per essere dopato? Beh, insomma, le forme, io vedendolo così, come ti ho detto... Cioè, le gambe sono più secche delle mie, il petto è più piccolo del mio... Se ti vedessi per strada, non crederei che tu fossi natural. Cioè, così, vedi un passante, sì, così, sta. Dico, ok, questo qui è un dopato che fa bodybuilding. Io sono natural se mi vedi per strada? Dico, ma magari neanche si allena questo. Finito, ragazzi. Vieni qua, carabiniere. Permaloso. Tu cos'è che fai? Cosa fai? Cos'è che... Su cosa allora, io ho fatto per anni, sempre corpo libero. Qualche anno fa allenavo principalmente skill, con una base di zavorre alla fine e dei finisher a fine allenamento. Ecco, una cosa che io ho sempre fatto è i finisher, tipo elementi di pompaggio ad alte ripetizioni. Anche okay. Carl con i bicipiti, per esempio, elementi delle... Fai un po' di muscolazione a fine allenamento. Sì, esatto. Okay. Infatti lui, prima di venire qua all'intervista, per avere questo aspetto, ha pompato parecchio. Si porta le manubri e le mette in macchina. Parcheggio, qualche push-up verticale. Non è così quando ti sveglia la mattina, Ma hai fatto qualche sport prima e a che età hai iniziato soprattutto? Allora, io ho sempre fatto sport, da tutta la vita faccio sport. Ho cominciato a 4 anni con ginnastica artistica, che ho fatto per un anno e mezzo. Poi ho abbandonato, ho cominciato più o meno verso i 6 anni jiu-jitsu, ho fatto 8 anni di jiu-jitsu, poi ho lasciato per fare 1000 sport, cioè in 2 anni ho fatto capoeira, box, nuoto, pallanuoto, ho fatto un sacco di sport. Tantissime cose molto differenti, sì. Tra l'altro. Poi ho trovato il mio sport, ginnastica artistica, a 14 anni. Ho fatto ginnastica artistica per 11 anni e nel mentre ho fatto anche MMA per 6 anni. Mai gareggiato in ginnastica artistica e mi hai fatto gare? Sì, però a me non piacevano. Cioè gli anelli, suppongo. Sì. L'ho sempre fatto per me perché mi piaceva allenarmi. Mi sono innamorato, mi ricordo, delle skills perché il mio allenatore faceva anelli. Io sono entrato a ginnastica artistica a 14 anni e vedevo questo bestione perché anche lui era grosso e anche da lì mi era venuto il pallino. Allora, di... Gli anellisti sono generalmente grossi. Sì. Diciamo. Ah, bicipiti sviluppati molto le braccia. Esatto, alle braccia molto grosse. Gli unikeki da 90 kg praticamente. Sì, allora gli unikeki però è tipo così. Unikeki da 90 kg, la struttura sua. Sì, è sì. Mi sono innamorato delle skills. Ma tu ti sei visto già ingrossare tanto facendo subito all'inizio anelli? Sì. Cioè ogni anno prendevo 1-2 kg. Infatti nella mia carriera d'atleta sono partito da 65 a 14 anni. Adesso peso 96, quindi 30 kg. Però l'ho messi in 20 anni. Allora, io su questo non fatico a crederci perché gli anelli so quanto influiscono sulla massa. Cioè io stesso ho aiutato tanto l'ipertrofia. Cristiano,
i tuoi spettatori vogliono sapere solo una cosa: secondo te è dopato o natural? Rispondi. Io l'ho detto. No, secondo me, io ci credo quello che dice, quindi la mia idea, beh, conoscendolo, è che sia natural. Se non lo conoscessi, se non lo conoscessi, io gliel'ho già detto, per me sarebbe dopato, ma non farebbe, grazie, neanche calisthenics. E questo è un complimento sicuramente. Grazie. Però, grazie, ti dirò di più, io non posso saperlo, io gli credo, perché non è un'accusa dire che sei dopato. Ad oggi è un'accusa, non è che è un'idea, anche così grave, perché è una cosa illegale. Esatto, non... esattamente, è un'accusa grave. Quindi uno può dire, ma secondo, è come i Lombrosiani, no? Ma tu guarda che dalla faccia saresti i Cesare Lombrosiani, tipo Simone che dice che tu manipoli, tu... guarda dalla faccia, dall'espressione facciale, secondo me tu sei uno che va a rubare al mercato. Lui presume che vada a rubare, perché è un presuntuoso. Sì, ma magari la faccia, poi sai le facce brutte, quelle cattive così, magari poi un pezzo di pane, io non posso saperlo, posso presumere dall'estetica, ma poi che cazzo ne so, cioè metti che lui poverino è nato con sta genetica che lo fa sembrare un gormita. Poverino, no. Sì, chiaro, per i canoni estetici. Ha vinto la lotteria del cocco genetico. Per i canoni estetici, ma metti che in un mondo utopico i grassi sarebbero quelli favorevoli e lui poverino è nato con una genetica che non riesce a mettere grasso, mette solo, si gonfia solamente. Cioè, alla fine è genetica, non guarda, cioè non ha emotività la genetica, il fisico. Non è che la creazione, il creato ha i canoni di bellezza, siamo noi che poi li attribuiamo. Quindi, per quanto mi riguarda, può essere anche da una certa prospettiva sfortunato su questa genetica, che poi fa ridere a dirlo, però insomma, cioè, mi metto anche nei tuoi panni, no? Tu sei nato, che cazzo ci puoi fare? Io sono nato, più di questo, ragazzi, sono nato, non mi sono mai fatto. Quindi allora, lui non è drug free in realtà, possiamo dirlo, Phil? Sì, come non è drug free? Non è drug free. Questo è colpo di scena, non te l'aspettavi. Ho un po' di THC all'interno. Ah, ok. Ho un po' di THC in circolo. Però a parte questo, sono completamente natural. Ok. A parte questo piccolo vizio. Bisogna dirlo, che se no stavi mentendo al pubblico. Però io so che adesso le persone diranno: ok, lui vi dice che è natural, giura, ma voi che ne sapete che a casa non si fa le punturine? Ecco, questo noi non possiamo saperlo. Ah, non possiamo saperlo. Deve solo fidarvi. Andiamo sulla fiducia su questa cosa qua. Purtroppo. Avessi le prove, le farei vedere subito, ma... Sì, poi qui davanti. Immagino anche la rottura di palle di fare le analisi, cioè, nel senso, non è che potevi dire, ah, si facesse le analisi. Ma se qualcuno mi vuole pagare, io le faccio pure, che non mi interessa farle, perché io so benissimo di essere natural, quindi non... Se qualcuno ti paga, però le faresti? Certo, subito, anche adesso. Ah, questo è un contenuto, se, però. Paga, se oggi... paga! Quanto costa fare l'analisi? Non lo so, paga, non mi sono mai informato. Costruo che un test alla WADA col carbonio potrebbe arrivare anche 2.000-3.000 euro. Non ne vale la pena, direi. Dovrebbe fare qualche gara affinché gliele facciano. Sono gratis quando fa le gare, no? Fai le gara. Sì, non è che scelgono loro di farsi testare per essere la UADA. Se vinco. Se facesse una gara in vinco, un contesto, no, non da sagra di paese come in questo caso, in cui c'è previsto l'antidoping, stai sicuro che lo testerebbero? Sì, anche secondo me, perché appunto nessuno gli dà il beneficio del dubbio se ma si parla di giudizio. Non succede, quindi se volete. Ma tu non hai mai gareggiato, però, il calisthenics, non ti ho mai visto nei circuiti. Voglio cominciare quest'anno. Skill? No, street lifting. Infatti, ultimamente, in questi ultimi due anni, mi sono più spostato verso le zavorre. Tipo zavorrati. Anche la gara zavorrati. Military Press, il 17 luglio. 16 luglio. Quella partecipo anch'io. Quella la partecipo. Sì. Ah, tutti quanti partecipiamo allora. Bene. Siamo passati. Eccellente. Sì, poi questa gara ha una formulazione, se vuoi anticipare, vuoi dirlo? La formulazione di questa gara com'è nata? Sì, che allora, bello. Praticamente eravamo qui al campetto di Cantuasnago, guarda caso. Parlavo con Simone e non so adesso da chi è partita cosa. Tu eri testimone, ma non sentivi perché lui stava facendo i cazzi suoi. Avevamo appena litigato. No, c'era una discussione che a lui non piaceva. E vabbè, insomma, Simone e io ne parliamo, conveniamo al fatto che erano 50 anni che non si facevano gare in Italy Press. Quindi perché non organizzarla? Chi meglio di Simone che organizza gare, giustamente, no? Però poi ci siamo un po' arenati sul discorso dell'attrezzatura. Ecco, io per esempio sono qui e ho già visto delle cose che non mi sono piaciute. Posso dirlo? O è una denuncia contro un amico, quindi infamata? Per me dillo. No, dillo, però cioè, dipende se i fatti sussistono. Allora, cos'è? Se abbiamo atleti di diversa altezza, Phil è 1,78, io sono 1,63, tu devi avere un rack con delle leve, velocemente aumenti l'altezza del rack. In questo caso qui la struttura Vulcano che ho appena controllato ha degli incastri che vanno tolti uno per uno ed è scomodissimo. Vabbè, si perde tempo, non si avvantaggia l'atleta, quindi io non approvo l'attrezzatura e quindi non approvo gare col mio nome con quell'attrezzatura. Sì. Questo è quanto. Okay. E non tagliare. Vabbè, ci sta, ma questa è la tua opinione. No, è oggettivo. Se volete vi porto lì, vi mostro anche. No, vabbè, questo. Certo che sia scomodo, ci sia altro più comodo, magari. Vogliamo tutti
tutelare l'atleta, vogliamo favorire l'atleta, non l'erba, il sole, vogliamo dare un palazzetto, vabbè, una divisa, tutti col passo dell'oca. Però stavamo parlando della questione militare, quindi cioè com'è che appunto, poi militare, passo dell'oca. Sì, ma perché poi se hai dato questa proposta ad un altro partito? Perché il miglior offerente vince, siamo nel libero mercato, siamo nel capitalismo sfrenato. Aspetta, a me fa ridere perché stavano organizzando questa gara di militari e tutto, Domingo inoltre i messaggi. Nessuno mi ha fatto firmare un contratto. No, non ho nessun messaggio, ho messo una storia su Instagram, è arrivato Hideki De Pato che ha fatto preparato copertina, gara, tutto pronto. E già tutti siete già iscritti praticamente. Senza volerlo. Effettivamente, però cioè, è stato molto veloce, ha colto la palla al balzo. Così che funziona. Gli squali si mangiano tutto, ragazzi. È così. Questo il mondo qua della finanza, gli squali vincono. Però io gli ho detto a Simone, scusami, ma perché la gara non la fai lo stesso? Poteva farla lo stesso, sì, la gara. Sì, Forenzi. Non aveva il nome Domingo. Ma dai, ma no. Ma che ci mi fai pensare, hai ragione. Vabbè, ma questo è un altro video, la questione con Simone è un altro video. Per esempio, abbiamo Zelante, no? No, Zelante. Mi confondo sempre, porco. Zelante. Vabbè, abbiamo uno della SLI infiltrato qui alla Sagra. Ma ci hanno già conosciuti, giusto? Sì, certo. E sarà presente anche lui alla gara di Mitari Press, giusto? Ah. Alla Domingo Cup, no? Vuoi dare qualche comunicato? Vuoi dare qualche comunicato esclusivo? No, dovete venire, basta. È la prima, quindi come fate? Ma cosa ci fai qui, tu che sei un nemico della gara? Non sei un nemico. Dovete divertirci a portare i ragazzi in gara. Ma sei tu solamente che hai questa guerriglia. Ma noi non vendono quelli della Strength World, perché? Ma questo devi chiedergli a quelli della Strength World. Ci sarà qualcuno che mette un veto, minaccia magari? Non credo, credo che ci sia. C'è molto più. Vabbè, non lo so, vabbè, c'è questa guerriglia, questa guerra fredda che per il momento è accesa. Ad ogni modo, niente, Filippo gareggerà lì, quindi sì, probabilmente ci vedremo lì. Sì, sì, sì. Ma la cosa che ti volevo chiedere, che poi siamo passati ad altro, cioè tu guarda sei la differenza tra il mio braccio e il suo. Sei diventato già così e no, cioè proprio grosso, fuori dalla norma, perché tu ricordi, tu sai di essere fuori dalla norma o pensi di essere normale? No, un pochettino sì. Poi non mi rendo conto, quando voi mi descrivete in un certo modo, io comunque non mi vedo in quel modo. Come ti vedi? Cioè tu cos'è che pensi? Leggermente più grosso della media. Lui è talmente, ma qual è la tua media? Anche piccolo lo specchio, capito? Vabbè, ma quello è un problema che un po' abbiamo tutti, no, diciamo. No, non è così, cioè chi si vanta e va fiero della propria grossezza. Ma pure a me magari mi dicono sei grosso e tu dico che grosso io cazzo. Io so di essere leggermente grosso, ma non penso di essere così grosso da potermela da sembrare dopato. Il cibum italiano. Esatto, l'hanno definito il prossimo Mister Olimpia. Beh, contando che Cibum è dopato, se lui è veramente natural, direi col cazzo Cibum. Se mi lo passi, sì, se mi lo passi arriverei tranquillamente al Mister Olimpia a questo punto. Dove finisce l'umiltà Mi descrivete così e sono natural. Appunto, ma a questo punto mi viene da dire che hai mai pensato di doparti veramente? Cioè effettivamente di doparti, allora, per provare? No, perché allora se non avesse nessun effetto collaterale mi facessi diventare fortissimo ed enorme, un pensierino, però non mi va di rovinare la vita. Anche perché esatto, è una schiavitù che va a vita. Concordo. Devi spendere tanti soldi e io purtroppo non ce l'ho. Non voglio, si può dire, voglio continuare a fare prestazioni, a fare all'amore per tutta la vita. Si può dire, questo? Sì, sì, ecco, vorrei continuare a fare all'amore per tutta la vita, quindi ecco. Il doping, sì, bravo, bravo. Quindi per essere più meno grezzi. Nel 2000 non lo conosco. Barba scura fai video su YouTube. Lo conosci? Sì, lo conosco. All'amore. Però non hai colto la citazione. E il sole, quindi ecco, non voglio rovinarmi la vita. Il sole un po' ci stanca, sole. Fa anche fare errori arbitrali a volte il sole, no? Può capitare, no? Può capitare. Qualche svista sul peso, capita. Sì. Va bene ragazzi, allora io non voglio cambiare opinione a nessuno, credo che neanche tu voglia, cioè tu vuoi cambiare l'opinione di chi dice che sei dopato? No, allora tanto a me non interessa, cioè se mi credono basta bene, che se non no. Più di così. Ma sai quello dal tuo limite genetico ormai, no? Penso di sì, non lo 48 so. 48 ti accontenti? Di braccio. Lasciamo ora. Secondo me non è al limite. Io vorrei arrivare a 50. Secondo me non è al limite perché sei veramente natural ed è cresciuto così col calisthenics. Se ti mettessi a fare metodologia, fa solo calisthenics. Questa è una bugia. Sì, che fa pure paga, lui si allena. Fa pure muscolazione, fa certo. Tutto, l'ho visto. Però se facessi bodybuilding puro, esatto, un minimo quello che sarei, penso, forse sul petto, perché io non ci lavoro tanto. Io lavoro tanto sulle braccia magari, però sul petto dorso però mai toccato un peso. Se facessi bodybuilding non lavoreresti questi storie che sono già avanti, colmeresti le carenze, quindi avresti meno energie. Beh, però magari le braccia leggermente si ingrossano. Forse io non andrei oltre perché tu sei già. Tu lui ha le braccia da dopato e le gambe da natural, io così lo vedo io. Se tu guardassi da sotto diresti ma chi è questo? Allora, a me
così, vedendo il polpaccio, non mi sembra tanto piccolo. È una gamba normale. Allora, sì, è nella norma. La gamba normale. La gamba è natural, ma allenata, ma natural. Le braccia di un altro. Sopra non è le gambe le alleno relativamente poco. E anche sta cosa qua, infatti, sarebbe strana qualora fosse doped. Mica, cioè, non è selettivo il doped. Esatto, a meno che esatto. Ti metti il sintomo. Quindi. Esatto. Però è anche vero che non li allena qualsiasi si che alleni sopra. Sì, però se dice che è cresciuto così tanto facendo calisthenics, in realtà basta che ci soffia sopra e crescerebbero anche le gambe. No? Sì, ma io non so come funziona, vabbè. Quindi. Sì, neanch'io. Mi fido, non vabbè. Possiamo fare il processo alle intenzioni. No, ma sarebbe una fallacia commentativa. Ma poi quello che dico è che non ruba nessuno. Cioè, un conto è se vendesse qualcosa col suo fisico. Infatti, ma non ho mai gareggiato, poi non ho mai preso soldi per come quindi sono. Mi chiedo il perché dovrebbe. Cioè, rovinarmi la vita per fare il coglione su Instagram, per mettere le foto, tutto. Sì, poi parlandoti, è veramente difficile dire che tu possa mentire, perché quando uno mente si vede. O sei bravissimo a mentire. Per niente. Calma. Calma. Quindi può essere che magari fumi per oscurare qualcosa. No. In teoria è un agente coprente. No, vabbè, la mia opinione, conoscendolo, è che sia natural, perché io gli credo. Poi bravo. Io non posso sapere che se no, certo. No. Questo, vabbè, ma anche Domingo e neanche se saperlo solo io purtroppo. I test di hobby li faccio. Ma quello tanto in gara. Ok. Sono più pulito di te. Allora, il principe calistenico, per quanto mi riguarda, potrebbe essere doped. Perché io non lo so con certezza che lui fino a prova contraria. Però non lo accuso di questo. No, io al contrario, fino a prova contraria dico che sei natural. Certo. A meno che non sei un stanno già skippando. Arriviamo al dunque. Basta ragazzi, il video è finito, ha risposto alle accuse. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Grazie per essere venuti qui. Lasciate un like. Commentate se vi è piaciuto questo video. Ringrazio i due ospiti, mi ha fatto molto piacere che vi siete prestati. Iscrivetevi, ci vediamo alla gara di Military Press. Ciao. È il calistenico più grosso d'Italia. Se gli togli le bombe, se togli le bombe, perde 20-25 kg. Non sono feticista, mi puoi fare un favore? Tirati fuori la maglietta, voglio vedere una roba. Sì, levati tutto, voglio vederti la schiena.